5 maggio. Però prima di questo qua noi ci siamo informati su Sicovas, siamo andati in gruppo per informarci come abbiamo visto che hanno ottenuto dei risultati, quindi le volevamo anche noi questi risultati. Siamo andati a informarci, ma appena il nostro datore di lavoro, cioè il responsabile Federico Gatti, l'ha saputo, ha iniziato a spostare persone, a lasciarle a casa, a mandarle da un capannone all'altro. A quel punto lì noi ci siamo stancati, non ci è piaciuto il fatto, abbiamo scioperato. Ma noi il nostro sciopero soprattutto non è solo per lo spostamento, ma per le condizioni in cui lavoriamo, che sono veramente non dignitose, per l'igiene, per le buste false, per i contratti. Noi lavoriamo dentro un capannone che d'inverno si muore di freddo, che ha le mani congelate e non riesce a lavorare. D'estate si muore dal caldo, se tu vai adesso dentro non puoi respirare, si sta meglio fuori che dentro. Per dire, ci sono più di 40 gradi. L'acqua sono 2 settimane che arrivano 10 e mezzo e non abbiamo più acqua da bere, tra l'altro che arriva dal bagno collegata a una caldaia. Non so neanche se sinceramente è potabile o meno, questo non lo posso dire, però non lo so. E soprattutto anche dal fatto che noi non ci permettono di parlare, non possiamo muoverci dalla nostra postazione. Il telefono non te lo puoi portare giù, anche quando dicono che non è possibile. Va bene, queste cose possiamo anche sopportarle, ma soprattutto dalle buste. Ci sono delle buste che non si possono vedere, come la sua da 15 euro che li deve ridare allo Stato indietro. O lasciare le persone perché non vogliono fare gli straordinari, o non vogliono venire il sabato o la domenica, ti lasciano a casa una settimana o due, ti dicono è per punizione, ma te lo dicono proprio anche. Senza parlare dei contratti che hanno, dei contratti part time, 4 ore al giorno, e loro sono costrette a fare le 8 ore, solo perché è più conveniente a loro. Io non ho mai sentito che esista un contratto part time di 20 ore, io l'ho sentita solo qua, anche tra l'altro perché io so che un contratto a chiamata non esiste, e loro ci dicono che noi abbiamo un contratto a chiamata, che quando vogliono lasciarci a casa ci lasciano, senza parlare delle tredicesime che non sono quelle giuste, senza parlare delle quattordicesime, gli straordinari non ci vengono pagati come straordinari, ma ci vengono pagati come giorni normali. Quindi noi ne abbiamo abbastanza, sono anni e anni che sopportiamo, siamo arrivati al limite, e soprattutto perché loro hanno iniziato anche a licenziare delle persone senza motivazione o lasciare come lei a casa. Quindi noi stiamo scioperando per questo, per la nostra dignità, per avere i nostri soldi che ci devono, e per lavorare sani, non lavorare in un posto dove è pieno di polvere e dove il caldo ci uccide sia d'estate che d'inverno. Lei dice che dal 2011 è iniziato il trattamento male, quindi non parli la mia capo bene e sempre cioè loro non ti dicono guarda tu devi fare questo, io no, lei ti arriva e ti dice ho questo niente, ho questo, te ne vai a casa. Vai a casa. L'esempio che è una ragazza era giù, poi alle 8:30 quando è salito le ha fatto tu vai via perché sei in ferie, e lui voleva fargli fare filmare le ferie. Questo non mi pare. Ha dato le ferie forzate perché ha scioperato. Ma non le accettate. Però lei non accettate. Questo non si può. Sono io che decido le mie ferie. Tu non puoi obbligarmi a prendere le ferie che non sono miei. Quindi questi sono tanti motivi. Loro usano i ricatti. Adesso sicuramente. Oltre a questo, cosa hanno fatto nel momento in cui avete iniziato a scioperare? All'inizio la maggior parte pensava che noi non saremmo più rientrati lì, perché lui dice che non saremmo più entrati. Però hanno visto che siamo rientrati, nessuno ci ha detto niente. Ogni tanto c'è qualche responsabile che te lo attaccano, perché l'unico modo è. Loro hanno cercato solo di creare casino, che noi litighiamo, che noi ci prendiamo qualcuno, così dicono: ah, bene, hai fatto caos, vai via. Perché non puoi far caos, secondo loro, non puoi neanche rispondere. Quindi loro cosa? Cercano di attaccarti. Hanno preso persone nuove che stanno tutta la giornata a girare solo perché la prima cosa che diciamo ci attaccano, così noi litighiamo con loro e dico: oh, ma perché mi hai parlato o perché non mi hai fatto? Cioè, stanno cercando in tutti i modi di costringerci a litigare. È l'unico modo. Ah, e i pezzi. Ci costringono a fare i pezzi. 800 non pezzi. Non girare così o così, sempre. Cioè, tu non puoi neanche girarti. E se non li fai ti fanno la testa così, no, devi fare i pezzi, di qua di là. Responsabili che... Se un responsabile deve dare il buon esempio, un responsabile non ti può dire e che cazzo oggi, scusate la parola, e che cazzo domani. Poi tu non li puoi dire, però lui li può dire. Oppure ti deve dire, devi ringraziare Ux perché è quelli che ci danno da lavorare. Perché noi no. Siamo noi che ci diamo da lavorare a noi, a Ux e a Mr. Job. Non sono loro che ci danno da lavorare. E grazie a noi se funziona tutta sta roba qua. Ma ce l'ha di giusta? È possibile che una persona non abbia lavorato, l'hanno lasciata a casa senza motivo e che deve dare allo Stato 15 euro? Spiegatemi se è possibile. Se io non ho lavorato, come faccio a dare questi soldi qua? Questi sono in meno che io devo dare, che gli hanno scalata dalla busta dopo precedente.
in 2 mesi c'è una busta paga da 487 euro e una meno, meno 15. Questo il... sostanzialmente in 2 mesi ha guadagnato 450 50. Euro circa. È possibile che una persona venga qui, faccia un coso così? Perché noi non è che... Come, non è come i sindacati che sono venuti e hanno detto noi vi diamo il sesto livello perché voi non fate niente. No, io tiro giù delle scatole che sono, pesano 20 kg, a me fanno male. Delle scatole, e se non li tiro mi dicono fuori. Io gratto le scarpe, devo usare dei prodotti che mi bruciano la pelle. Però non possiamo dire niente. Allora, scusate, pagateci per il lavoro che vi facciamo. Noi siamo socio facchino, che non so neanche se esiste sta socio facchino. Devi pagarmi per facchino, a prescindere dal lavoro che sa. Non mi devi dare 6 euro lordi. 6 euro lordi chi è che li prende a questi tempi? Nessuno. Sono una lavoratrice Mister Job e volevo spiegare un attimo lo sciopero in cosa consiste. Noi oggi abbiamo bloccato, ieri e oggi abbiamo bloccato, quindi bloccata produttività, perché da questo magazzino parte tutto il lavoro. L'azienda, Mister Job, a noi ci chiede picchi altissimi di produttività perché Jux gli ha fatto firmare un contratto di circa, nel mio reparto, che è il reparto sigilli, 8.000 pezzi al giorno. Noi riusciamo a farne massimo 6.000, quindi sono 2.000 pezzi in più e con ieri e oggi sono sotto di 16.000 pezzi. L'azienda pagherà dei danni perché hanno dei contratti assurdi, comunque tutti i giorni li pagano, perché noi non riusciamo a fare queste produttività così alte. L'abbiamo spiegato in tutti i modi, loro non ci vengono incontro, ci minacciano dicendoci di non fare le pause che ci spettano per recuperare la produttività persa. Noi ci siamo ribellati, io per prima, e sono stata mandata a casa da Federico Gatti, che è il mio capo, il nostro capo e nonché vicepresidente di Mister Job. Quindi noi andremo avanti ad oltranza fino a quando non si piegheranno, perché ogni giorno di sciopero sono milioni di euro persi per la Mister Job e per la Jux. Che oggi ci hanno detto che ci arriverà una lettera che da oggi fino al 27 di giugno saremo in ferie forzate e io non ce le ho le ferie, quindi non so che ferie mi faranno fare. E ovviamente quando chiediamo le ferie ci dicono sempre di no perché vogliono scegliere loro i giorni. No, Federico! No!